La Svezia andrà alle urne per il rinnovo anticipato del Parlamento il prossimo 22 marzo, dopo che l'estrema destra xenofoba, votando con l'opposizione, ha messo in minoranza sulla legge di bilancio il governo di centrosinistra guidato da Stefan Löfven. I quattro partiti della coalizione hanno detto chiaramente durante la campagna elettorale che non avrebbero permesso al Partito dei Democratici Svedesi di condizionare l'azione di governo. Ciò è quello che è appena avvenuto, per questo abbiamo deciso di andare a nuove elezioni. I Democratici Svedesi, una formazione xenofoba, sono il terzo partito del paese col 13% dei voti e la prima volta in 50 anni che l'Assemblea legislativa svedese viene sciolta prima della scadenza naturale.